Uè, benvenuti al terzo episodio dell'Infiltrato dedicato alla medicina alternativa che i poteri forti non ce la dicono, qualcuno pensa ai bambini, sveglia! Nel corso dei primi due episodi, che potete recuperarvi dall'apposita playlist sul mio canale, cui vi invito ad iscrivervi, altrimenti vi prendo a schiaffi col pendolo pranico, ci siamo occupati di ingegneria speciale e cristalloterapia. Oggi invece ci occuperemo di qualcosa di più intimo, più profondo, della cura dello spirito. Nel magico mondo di internet ci sono una miriade di discipline pseudoscientifiche che millantano di poter curare la nostra anima. La cosa che le accomuna è la presenza di un'energia superiore che alcuni chiamano prana, altri energia vibrazionale, altri quanti, tachionica. L'importante è che suoni fica e che non abbia alcuna base scientifica. Ad esempio, secondo la medicina vibrazionale, il mondo sarebbe energia e vibrazione, e più riusciamo a vibrare velocemente, più ci avviciniamo al benessere dello spirito. Naturalmente questo benessere può essere acquistato. Sblocca i tuoi chakra e guarisci il tuo corpo. 528 Hz, l'energia della Terra vibra alla frequenza di 528 Hz, la stessa frequenza dell'amore. Le onde sonore a 528 Hz aiutano a bilanciare l'energia del corpo e a riportare la coscienza umana al suo pieno potere e potenziale. Cosa aspetti quindi? Acquista subito questo magico diapason che vibra alla frequenza dell'amore. È anche in super offerta. Comunque, se ve lo steste chiedendo, la frequenza dell'amore suona circa così. La medicina della frequenza non è una tecnologia futuristica, è la manipolazione dell'energia del passato. Regolare la vibrazione interna in modo che gli organi siano sintonizzati e i parassiti siano cancellati non è una novità. Tranquilli, se non ci avete capito niente, credo sia normale, credo sia una semplice supercazzo. Questa è scienza! Scusate. Come qualsiasi altro virus, Covid-19 ha una bassa vibrazione, con una struttura chiusa a circuito elettromagnetico. A partire dalle gamme di 25,5 Hz, il virus muore. Cioè, mi stai dicendo che per sconfiggere il Covid bastava trasmettere alla radio la frequenza dell'amore, cioè come in Mars Attack? Io ti credo, Il problema è che nella medicina moderna mancano gli strumenti di diagnosi giusti, come l'ineccepibile pendolo pranico, un imperdibile strumento che ti permette di diagnosticare le malattie percependo le vibrazioni sottili emesse dalla nostra anima, oltre ad una miriade di altre funzioni, quali ad esempio la ricerca di tesori nascosti, l'identificazione del sesso del feto o, perché no, la misurazione del QI di un individuo. Sfortunatamente, comprare il pendolo da solo non basta, bisogna anche saperlo usare. Ma tranquilli, potete comprare anche il corso base di pendolo pranico per imparare a usarlo, sennò ci credo che non funziona. D'altronde non si diventa maghi né si prevede il futuro. La radiestesia e la radionica è conosciuta nel mondo, è sconosciuta in Italia. Che sfortuna, la usano tutti tranne noi. Non si diventa maghi, ma si può scoprire giacimenti di diamanti. Boh, cosa deve fare uno per essere mago? Evocare i non morti? Ah, se volete il pendolo c'è anche nella versione pendolo ebraico, se vi dà più fiducia. Fa un po' meno cose dell'altro, ma secondo me questo funge bene anche come tappo per chiudere il vino o galleggiante da pesca. Il mercato degli aggeggi che curano l'anima è un mercato abbastanza florido, tanto da attirare l'interesse anche di alcuni guru complottisti, che penso ci vedano un nuovo possibile sbocco per far qualche quattrino. O no? Se siete interessati a questo tema vi lascio qui sopra e in descrizione il video sui guadagni dei business Novax, i poteri medi diciamo. La cosa interessante di tutti sti business che vendono sti aggeggini senza alcuna base scientifica è che cercano comunque di venderli come strumenti con un fondamento scientifico. Quindi io ancora non ho capito come possono riscuotere interesse e credibilità presso la gente che ha deciso di diffidare della scienza. Continuiamo ad esempio con le vibrazioni e prendiamo come esempio questa mirabolante piastra di armonizzazione. Un attrezzo in grado di neutralizzare completamente i campi di interferenza geopatogeni e l'elettrosmog, che può essere vostro a soli 58 euro. La piastra può fare un sacco di cose interessanti, come ad esempio libera il letto dalle influenze che privano il sonno, come le zone di faglia geopatogena, i campi di interferenza elettromagnetica 3G, 4G, 5G e aumenta anche il livello di energia dell'organismo, oltre che la rigenerazione. Ora, potreste aver letto un bel po' di paroloni complicati di cui non avete capito nulla,
Ma non vi preoccupate, non dovete capire nulla, perché l'effetto della piastra è garantito e confermato ufficialmente da test approfonditi dell'Accademia Austriaca di Kinesiologia e Salute. No, vabbè, non ci volevo credere, quindi sono andato su Google Maps alle coordinate indicate dal sito per guardare il centro di questi prodigiosi luminari della scienza. Secondo voi, esattamente, sono nel seminterrato della caserma dei Vigili del Fuoco oppure lavorano nel garage di sta villetta come ogni brava band punk che si rispetti? E per sottolineare la serietà, la scientificità della prodigiosa piastra, si sono sentiti in dovere di pubblicare anche un paio di righe sulle attività di ricerca scientifica. Opinione degli esperti. In una serie di esperimenti con 65 soggetti è stato possibile dimostrare con successo un effetto positivo. E non è tanto la supercazzola a farmi ridere. Ma Dio bono, 65! Ma dico, ma mettici uno zero in più, ma che studio è su 65 cristiani? Non bastano neanche a decretare il vincitore della gara di gorgonzola a gorgonzola. Vabbè, a sto punto, se non possiamo fidarci degli scienziati, fidiamoci delle recensioni di chi l'ha comprato. Dopotutto, 4,6 stelle su 5, 269 recensioni. Oh, Claudia V, Verified Buyer, ha scritto: problemi di sonno, dopo pochi giorni il vostro, abbiamo acquistato anche scheda energetica per il giorno, da noi un chiaro risultato positivo. Vabbè, Monica K, un altro Verified Buyer, ci informa che lei e suo marito, che hanno 130 anni, a giudicare dalla parentesi, dormiamo più serenamente, non ci alziamo più così spesso durante la notte. Ulteriore osservazione? Vabbè, la compro. Cos'altro possiamo trovare su questo sito? L'adesivo anti-interferenza per cellulare, che immagino sia in grado di filtrare selettivamente le onde maligne da quelle buone. L'energizzatore per piedi, che è sospettosamente simile all'adesivo per cellulari. Il ciondolo energetico. L'Elisir fonte di vita. Oh, finalmente qualcosa di nuovo. 36 euro e ti porti a casa un bel gioiellino, disponibile anche per cani e per bambini indifesi. Ma la vera genialata è che lo vendono come sostituto dei fiori di Bach. Ora, per chi non lo sapesse, i fiori di Bach sono un prodigioso ritrovato omeopatico che non ha niente a che fare coi fiori. Di base è un cocktail di grappa anacquato, è solo acqua e alcol. Ora, cosa hanno fatto questi geni? Lo vendono ai clienti scontenti che non hanno giovamento dai fiori di Bach. Sono geniali. Anche perché se guardiamo gli ingredienti, sono uguali ai fiori di Bach. Sono dei geni, dei fottutissimi geni. Del male, ma pur sempre dei geni. Il portasigarette armonizzante. Eh beh, certo, dopo un bel bicchierino che non ti fai anche una sigaretta? Funziona da Dio. Sai come ti vibra bene il cancro poi? Basta, cambiamo fornitore, anzi cambiamo spacciatore, è più il caso di chiamarli così. Che poi uno si crede che sia una roba che si seguono due allocchi, una roba di nicchia. Ma dove? Sbam! 20.000 mi piace. Siamo destinati all'estinzione. Questi si occupano di metafisica, che per la Treccani è una branca della filosofia, ma per loro è una scienza pratica che offre degli strumenti pratici per vivere luminosi. Vabbè. Lo scopo di questa attività è quello di aiutare le persone a realizzarsi, a trasmutare la negatività e costruire un... Come fare? Ovvio, vendendo cianfrusaglie! Attivatore del DNA. L'attivatore supporta la riprogrammazione del DNA. Sarai quindi in grado di riprogrammare il tuo DNA per cambiare ciò che vuoi o devi cambiare nella tua vita. Non ho capito, mi fa venire i tumori o posso farmi spuntare tre braccia? Sfera, punto. E basta, mi verrebbe a dire sfera e basta. Ok, questa era brutta. La sfera stabilizza lo stato emotivo e mentale. Le sfere rafforzano il corpo e lo spirito, aiutano l'utente ad accettare il qui e ora. Non ho capito, però quelle mani che si vedono dentro sfera sono abbastanza inquietanti, sembra che ci sia un uomo intrappolato dentro sfera. Sulla falsariga di sfera nasce scialle, uno scialle in seta naturale, tintura ecologica, per viaggi o lavoro terapeutico, rigenera l'energia della persona alla modica cifra di 168 euro. Ammazza, ma che è Dolce Gabbana? Anche i nostri amici metafisici sentono la necessità di darsi un tono e quindi introducono sul mercato i più grandi marchi ingegneri studiati con i migliori ingegneri e scienziati. Nascono così AquaJet ed Aquivator, prodigiose valvole che potresti tranquillamente trovare dal tuo ferramenta, ma che vengono serigrafate e vendute a 10 volte tanto. E invece no, perché Aquivator è stato brevettato. Voglio scoprire subito tutti i dettagli di questo brevetto. Ma come non esiste nessun brevetto? Ma Aquivator,
Io mi fidavo di te. Ho venduto mio nipote per averti e tu mi hai mentito. Acquivator. Sempre allo scopo di darsi un tono di scientificità, i nostri amici metafisici hanno deciso di puntare forte sui tachioni, bullandosi di avere una camera tachionica sempre attiva e a disposizione della clientela. Ma che alla bisogna può anche agire a distanza in caso tu proprio non possa venire in sede. D'altronde i tachioni sono più veloci della luce, figurarsi se non riescono a passare dalle onde del wifi, no? Ecco, un piccolissimo particolare. I tachioni, in pratica, non esistono, cioè, o almeno, sono particelle ipotetiche, devono essere ancora dimostrate. Ma loro ce li hanno e quindi possono venderti raggio sole tachione, un buco di culo di plastica dura con poteri sovrannaturali e Starsun, un sistema in grado di connetterti con niente poco di meno che la galassia. State lì! Stare buoni, abbiamo quasi finito. So che è una puntata lunga, ma devo per forza farvi vedere anche la prossima azienda. Allora, di base, l'omeopatia vi vende acqua e zucchero fingendo che ci siano delle grandi sostanze che portano grandi benefici. Quelli delle vibrazioni usano dei principi mai dimostrati dalla scienza. I prossimi si sono inventati un'altra genialata. In pratica si sono inventati un bagno di particelle che non si sa bene come le applichino. Ve lo devo leggere, ve lo leggo. È una formula svizzera composta di materiali minerali e organici uniti a un polimero conduttivo naturale, una miscela di elementi speciali fusi insieme come materia intelligente. È una tecnologia essenziale, un imprinting e matrice di vitalità per l'ambiente e la vita. Non vuol dire niente, ma è complicato e alla gente va bene così. Direttamente da Masterchef, edizione Vanamarchi, a 395 euro vi potete portare a casa un blocco di legno di quercia in grado di aggiungere maggiore coerenza e radianza al vostro cibo. Zucchine fosforescenti. Con 300 euro vi portate a casa un pezzo di alluminio con 5 anni di garanzia e nessun consumo di energia. Grazie al cazzo, è letteralmente un blocco di alluminio. A cosa serve? Ma è ovvio! Ci fornisce energia ambientale naturale per migliorare il vigore del nostro corpo. Traduco. Tranquilli, sono un ingegnere, vi spiego io. Non serve a un cazzo! Non farti scappare anche la versione ciondolo. Questo costa 100 euro ma ha un grande vantaggio. Se non altro nessuno si chiederà come mai passeggi con un tubo di 20 cm appeso alla schiena. E questo è tutto per oggi, spero che la puntata vi sia piaciuta, nel qual caso lasciatemi un mi piace, un commento, condividete il video e iscrivetevi al canale. Io vi do appuntamento al prossimo video, vi saluto. Ciao. Ho sbagliato qualcosa nell'outro? Cosa ho dimenticato? Alla prossima!